Buongiorno ragazzi, ci siamo lasciati vedendo insieme questa slide riguardo all'ascesa di Hitler e quindi all'affermazione del suo partito, il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi o Partito Nazista, meglio conosciuto appunto così come Partito Nazista. Insomma, nella parte precedente della spiegazione abbiamo analizzato il programma appunto del partito nazista, i punti fermi di questo programma che a poco abbandona i toni iniziali anticapitalisti e porta avanti appunto questi punti principalmente, no? Al pagamento del debito, nazionalismo esasperato, quindi volontà di espansione anche della Germania verso est, discriminazione degli ebrei considerati come capro espiatorio e origine di tutti i mali, e fine del parlamentarismo. Il Parlamento è tipico delle nazioni deboli e corrotte. Il parlamentarismo favorisce questo. E appunto abbiamo anche parlato di questo uso della violenza che caratterizza il partito attraverso le squadre d'assalto comandate da Ernest Röhm e le squadre di protezione comandate da Himmler. Quindi questo era, diciamo, il modo erano gli strumenti attraverso i quali si combattevano gli avversari politici, e questo ci fu un'influenza delle squadracce del fascismo italiano, da cui vengono ripresi molti altri aspetti, no? Ne abbiamo già parlato nella scorsa lezione. Facendo riferimento appunto ai punti fermi, no, del programma politico, dobbiamo dire che sarà soprattutto dopo il 1929 che questi punti troveranno un riscontro nella società, nei vari gruppi sociali e troveranno adesioni. Adesso in questa lezione vedremo perché. Nella slide successiva, infatti, vi ho riportato quella che è la situazione precedente alla crisi del 29, cioè gli anni dal 1923 al 1929 sono anni in cui la Repubblica di Weimar, insomma, conosce un periodo positivo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, come vedete nella slide. Iniziamo con l'aspetto economico. Che cosa succede? Con il piano Debs abbiamo dei miglioramenti appunto nella Repubblica di Weimar. Di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che gli Stati Uniti, per permettere alla Germania di pagare i suoi debiti e di uscire dalla crisi, avevano deciso appunto di aiutarla con questo piano che prevedeva dei prestiti massicci. E così avvenne, così fu infatti. Dal punto di vista invece politico, anche lì si ebbero degli aspetti di miglioramento perché ci furono in questa città svizzera, Locarno, degli accordi stipulati dalla Germania con le potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale. Questi accordi servivano, comportavano un riconoscimento reciproco tra queste potenze e la possibilità anche per la Germania di entrare nella società delle nazioni di cui abbiamo parlato quando abbiamo spiegato la fine della Prima Guerra Mondiale. Andate a rispolverare un po' e a ricercare nei vostri appunti. Quindi, diciamo, fino ad allora la Germania aveva dovuto subire l'imposizione dei trattati, adesso invece sigla appunto essa stessa degli accordi con le potenze a Locarno, in questa città svizzera. Quindi, fino a questo momento, diciamo, come vedete dalla slide, il partito nazista rimane minoritario, nel senso che alle elezioni del 28, del 1928, Hitler ebbe pochi voti.
ottenuti soltanto il 2,5% dei voti, quindi non riuscì ad affermarsi. Perché? Perché è un partito che punta, dal punto di vista del programma politico, sul malcontento delle persone, sul disagio sociale, sulle difficoltà del popolo, appunto, e quindi non riuscì ad attecchire. Dal 1929 le cose cambiano, come abbiamo anticipato. Il 1929 è l'anno del crollo della borsa di New York, e i finanzieri americani ritirano i loro prestiti e causano il crollo della produzione industriale. Quindi si rinnova in Germania la tensione tra i cittadini, la tensione sociale. In questo momento, a causa appunto del crollo della borsa di New York, quindi il programma politico del nazismo inizia a rispondere alle esigenze delle persone di vari ceti sociali, tra l'altro, come vedete, dalla piccola borghesia alla classe imprenditoriale, ma anche parte dei ceti popolari. La classe imprenditoriale, infatti, ragazzi, era spaventata particolarmente dalle idee socialiste, comuniste, non volevano ovviamente l'abolizione della proprietà privata. La piccola borghesia era invece quella classe sociale che viveva di stipendi, di redditi fissi, insomma, o stipendio statale, oppure le rendite provenienti dai loro affitti, dai affitti, piccoli affitti che avevano. Quindi entrambe le classi però avevano bisogno, sia la classe imprenditoriale che la piccola borghesia, di qualcuno che li tutelasse, quindi desideravano la nascita di uno Stato forte che difendesse i loro interessi e che potesse in qualche modo risollevare la Germania dalla crisi. Anche parte dei ceti popolari, però, come vedete, aderiscono al pensiero nazista, in particolare i disoccupati in questo momento, perché il nazismo prometteva loro un futuro di benessere, di prosperità. Come potete vedere nelle slide successiva, poi dopo torniamo alle precedenti, appunto, nel 1932 la situazione in Germania è una pessima situazione, no? Il malcontento favorisce appunto l'ascesa di Hitler, e a novembre del 1932 ci sono le elezioni. In realtà si svolgono ben tre elezioni, perché il Parlamento non riesce a formare un governo stabile, e alle elezioni appunto di novembre il partito nazista, il partito nazionalsocialista, è il primo partito tedesco. Quindi c'è stata questa crescita. Tornando un attimo alle slide precedenti, appunto, vedete una tabella, e che prima avevo appunto saltato un attimo, una tabella in cui viene proprio mostrata la crescita davvero impetuosa del consenso ai nazisti a partire dalle elezioni, come vedete, del 1930. Ci fu un'impennata, insomma, proprio dopo, ripeto, la crisi del 29. Quindi questa tabella è proprio indicativa di questa crescita impetuosa. Quindi, novembre del 32 è primo partito tedesco. Cosa succede nel 33, altro anno molto importante? Allora, qui dobbiamo ricordare che a gennaio del 33 il presidente Hindenburg è costretto a nominare Hitler come primo ministro, come cancelliere. Costretto nel senso che è pressato dagli industriali, dagli ambienti militari, da tutti coloro che vogliono l'ascesa di Hitler dalle classi sociali più influenti, no? In quel momento al potere, dalle categorie, scusate, sociali più influenti in quel momento. E quindi Hitler viene nominato cancelliere, prima crea un governo di coalizione, cioè si allea con altri partiti che, tra l'altro, credono di poter strumentalizzare Hitler, no? E poi servirsene, insomma, per sistemare la situazione e poi tornare alla normalità, credono questo, appunto.
Ma poi, appunto, dopo aver formato questo governo di coalizione, Hitler scioglie le camere e indice ancora una volta le elezioni. Non appagato, non contento, ma indice ancora una volta le elezioni. Ovviamente la campagna elettorale viene impedita per gli altri partiti, perché le squadre naziste della polizia, in cui anche si erano arruolati numerosi nazisti, non danno modo, non fanno in modo che non si verifichi regolarmente la campagna elettorale. E a febbraio del 1933, precisamente il 27 febbraio, succede qualcosa di molto noto e molto grave, che fu poi un pretesto per i nazisti. Ci fu l'incendio del Reichstag, cioè del Parlamento tedesco. Scusate per l'eventuale pessima pronuncia. Quindi, che cosa successe? In poche parole, cioè, il fuoco in questo caso era stato appiccato da uno squilibrato olandese, da uno squilibrato sconosciuto, appunto, olandese. Forse con il sostegno, si pensa, degli stessi nazisti, anche se non abbiamo prove certe. E ciò fu fatto probabilmente proprio per poter accusare i comunisti di questo incendio. Fu un pretesto, insomma, utilizzato in ogni caso dai nazisti per arrestare, per torturare tutte le forze di opposizione, quindi comunisti, cattolici, liberali, e per dar vita a una serie di leggi che annullavano tutte le principali libertà. Quindi questo fu un momento importante, il febbraio del 1933, con questo incendio che portò appunto il nazismo a utilizzare il momento stesso come pretesto, e fu un modo per avere poi nelle successive elezioni un'ulteriore crescita elettorale. E appunto a marzo del 1933 il Parlamento, in una maniera praticamente suicida, approva una legge che dà pieni poteri appunto ad Hitler. E pieni poteri vuol dire anche di fare le leggi, di modificare la Costituzione senza l'appoggio del Parlamento. Nel 1934 vengono appunto messi al bando tutti i partiti avversari, e il partito nazionalsocialista diventa partito unico. Quindi il nazismo è partito unico in questo momento, e quindi si avvia la dittatura personale di Hitler, di cui poi parleremo meglio nella prossima lezione, riguardo alla quale approfondiremo ancora, ovviamente. Ma tornando un attimo alle slide precedenti, appunto abbiamo trascurato di vedere queste immagini. Qui abbiamo appunto immagini proprio di una adunata, come vedete, del partito nazista a Norimberga. Norimberga era la città prescelta da Hitler per esibire al popolo tedesco e a tutto il mondo la sua potenza, e vedete appunto il segno della svastica, della croce uncinata, che è un segno che è presente in tanti manufatti di area mediterranea molto antichi, perché in realtà questa immagine era legata a dei culti religiosi pagani, era un simbolo di prosperità e di buon augurio in origine. Poi però fu utilizzata già nell'Ottocento da alcuni movimenti antisemiti, e il nazismo poi la riprese e la utilizzò, e ormai è diventata appunto emblematica di questo partito delirante, di questa ideologia delirante. Avete un'altra immagine anche con l'incendio del Reichstag, che abbiamo visto è un momento fondamentale per l'affermazione, poi utilizzato come pretesto appunto per l'affermazione di Hitler e per l'inizio del suo totalitarismo. Ok, ragazzi, ora vi auguro un buono studio e ci vediamo su Webex per approfondire meglio questi temi. Buon lavoro!